Ciao a tutti, sono Andrea. Quello di oggi sarà un breve tutorial dove vi mostreremo tutti i passaggi per sigillare correttamente vasche, docce e altri tipi di sanitari. Procediamo! Prima di poter sigillare delle vasche oppure altri tipi di sanitari, dobbiamo preparare tutto il supporto, iniziando a rimuovere tutte le parti di vecchi siliconi oramai logori, utilizzando un taglierino. Incidiamo lungo i lati tutto il vecchio silicone, cercando di non graffiare le piastrelle e la superficie della vasca. Con un cacciavite leviamo tutte le parti disconnesse, esercitando forza solo nell'angolo, fino a quando non avremo tolto le parti più grossolane del vecchio silicone. Con una comune lametta andiamo a grattare tutti quei residui di sigillante che saranno rimasti lungo i lati. Utilizziamo la lametta perché non rovina la superficie sia delle piastrelle che del sanitario. Con il pennello spolveriamo tutta la zona, togliendo tutte le parti sconnesse. A questo punto dobbiamo rimuovere tutti gli aloni di sporco e di silicone, e per farlo possiamo utilizzare dei prodotti specifici per rimuovere dalle superfici i vecchi sigillanti, oppure possiamo utilizzare dell'acqua ragia e strofinare tutta la zona con una spugnetta abrasiva. Infine, con uno straccio asciughiamo tutta la fessura in modo da levare tutti i residui di prodotto. Ora prepariamo la bomboletta di silicone tagliando la testa della cartuccia. Tagliamo inoltre a 45 gradi una parte della beccuccia in funzione della larghezza desiderata. Montiamo il tutto e inseriamo la bomboletta in una pistola per silicone. Premiamo leggermente il grilletto e stendiamo uno strato uniforme lungo tutto l'angolo da sigillare. Ricordate che prima di applicare il prodotto le superfici dovranno essere completamente asciutte. Con un dito leggermente inumidito oppure uno straccio passiamo sulla fuga premendo leggermente fino a spianare tutto l'angolo. Il sigillante che stiamo utilizzando è un puro silicone acetico, senza solventi, per ceramiche sanitarie, molto resistente alla muffa. In commercio esiste di diverse colorazioni, che potete scegliere a piacimento. Adesso vi mostriamo un altro metodo per applicare il silicone. Come in precedenza, dobbiamo rimuovere lo sporco e tutte le tracce di vecchi siliconi con taglierino e lametta, trattando la superficie ancora con acqua ragia oppure prodotti specifici per togliere il sigillante, e infine asciugare per bene con uno straccio. Per iniettare il silicone in maniera più precisa possiamo applicare del nastro adesivo, creando una cornice intorno alla zona dove applicheremo il sigillante. Lasciamo almeno mezzo centimetro di spazio per ogni lato. Così facendo eviteremo di sporcare al di fuori della cornice, riuscendo a rifinire per bene. Applichiamo il sigillante nello spazio che abbiamo lasciato e andiamo a schiacciarlo con un dito oppure con lo straccio. Infine leviamo il nastro adesivo mentre è ancora fresco il silicone. Quando dovete sigillare degli angoli e delle fessure, ricordatevi di pulire per bene tutta la zona adiacente, rimuovendo lo sporco e qualsiasi traccia di vecchi siliconi. Mi raccomando, continuate a seguirci. Io e il regista cercheremo di prepararvi nuovi video utili e interessanti. Ciao e alla prossima!